Ci troviamo alla scuola Cervantes, uno dei seggi di Barcellona in cui le operazioni di voto si sono svolte regolarmente. È partito il coro delle stacca. Le persone festeggiano dopo una giornata lunghissima, una giornata che è iniziata molto presto. Si è appena concluso il conteggio di 2 urne su 9. Adesso noi siamo qui a presidiare la scuola per fare in modo che le urne non vengano sequestrate proprio alla fine di questa giornata. Fintanto che non partiranno regolarmente dalla scuola, il presidio rimarrà qua. E c'è gioia, c'è un clima di grande gioia in giro, in una giornata in cui sono circolate notizie di attacchi pesanti della Guardia Civile, di cariche, e ci hanno anche detto che risulta che ci sia stato un decesso, una persona anziana con problemi cardiaci è morta dopo essere stata colpita al petto da un proiettile di gomma. E cioè, nonostante qui si respira un clima di grande gioia, di grande entusiasmo. È presente il Mossos Squad, la polizia catalana all'inizio della via di accesso al seggio, che di fatto si è limitata a proteggere il seggio. Anche quando è intervenuta questa mattina è intervenuta in modo molto delicato, chiedendo se potevano entrare, avendo ricevuto l'ordine di mettere i sigilli alla scuola. Il presidio ha risposto di no, dopodiché si sono ritirati. Risulta che ovunque in Catalogna la polizia catalana abbia avuto un ruolo di protezione, più di protezione dei seggi che non di attacco. Non riesco a capire completamente quello che stanno dicendo ora, ma stanno parlando di polizia. Nel corso della giornata al seggio sono venute anche persone appartenenti ad altri seggi che erano stati precedentemente occupati dalla Guardia Civile. Non capisco cosa sia stato comunicato, ma le persone sentite esultano. Ora cerchiamo di capire cosa è stato detto e ve lo riportiamo.